Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TikVa. Il primo intreccio di speranza ci porta ad Arezzo per raccontare, grazie ad un'iniziativa della Commissione Pari Opportunità della provincia, la storia di alcune ragazze afghane, calciatrici dell'Herat, che sono arrivate in città con il loro allenatore per raccontare l'inferno talebano da cui sono riuscite a scappare. Un'occasione importante per ascoltare chi vuole continuare a studiare, lavorare, giocare e non vuole rinunciare a queste che sono espressioni primarie di libertà ed emancipazione. La Commissione Pari Opportunità della provincia di Arezzo ha presentato una iniziativa dedicata a una testimonianza, a ragazze della squadra di calcio femminile dell'Afghanistan. Mettiamo in evidenza il coraggio e la forza della donna. Queste ragazze che sono fuggite da Herat dopo che c'è stata la venuta di nuovo dei talebani e da Herat con la paura, con la fame, con il sonno, e forse anche con quel filo di speranza sono arrivate all'aeroporto di Kabul e da lì veramente hanno tirato un respiro di sollievo, perché da lì prendevano il volo per Fiumicino. Una storia dolorosa quella che hanno avuto in Afghanistan, ma che adesso forse è una storia anche di sollievo, di gioia, perché sono in un paese dove possono andare a scuola, dove queste ragazze possono fare sport e lo sport è aggregazione e quindi è libertà, e quindi loro sono in uno stato libero dove possono continuare anche a studiare. Quando i talebani stavano prendendo l'Afghanistan, noi siamo entrati in contatto con Stefano Liberti, che è un giornalista che avevamo conosciuto prima, e lui ci ha aiutato a entrare nelle liste di evacuazione, e in 2 giorni di viaggio siamo partiti da Herat e siamo arrivati all'aeroporto di Kabul. E sono arrivate a Roma con l'aereo dell'evacuazione e hanno fatto là la quarantena, tutti i vaccini, e dopo siamo venute a Firenze e fino ad ora stiamo vivendo a Firenze. Florence, until now we live in Florence. A Firenze dove vivete e come sono organizzate le vostre giornate? I live in Fiesole. Viviamo a Fiesole in una casa della Caritas e durante il giorno studiamo e poi giochiamo a calcio. Adesso giochiamo nel club Città di Firenze. La mia famiglia è ancora in pericolo, una parte è riuscita ad arrivare in Pakistan e stanno aspettando di riuscire a entrare in uno di questi corridoi umanitari che dovrebbero partire a breve, ma ho ancora famiglie in Afghanistan e loro sono molto in pericolo, e il COSPE lo sa e stiamo lavorando insieme per cercare di portarli fuori. People know about it. The situation in Afghanistan and Italy are so different. La situazione è molto diversa in Afghanistan dall'Italia, anche prima dei talebani. Per una donna era molto difficile fare sport, qualsiasi tipo di sport, non solo il calcio, anche pallavolo, qualsiasi. Qui le donne in fondo sono libere, possono scegliere, possono avere il materiale per giocare, e là era molto difficile farlo. Qual è il significato? Cosa ti piace del calcio? Football is like... La mia prima famiglia è la mia famiglia e il calcio è la mia seconda famiglia. Football is the second family. E ora andiamo in provincia di Belluno, in particolare nel comune di Perarolo, dove si è tenuta una festa per ringraziare i volontari che hanno operato durante e dopo la tempesta Vaia, che sconvolse e letteralmente mise a nudo quei luoghi meravigliosi che ora, solo grazie alla forza di chi ama quella terra, stanno lentamente tornando a rivivere.
una torta di 2 metri per ringraziare i volontari di Vaia. Il conosciuto pasticcere Christian Beduschi, supportato dall'Unione Montana Centro Cadore, ha organizzato nel suo negozio di Caralte una festa per ringraziare i tanti volontari che in questi anni sono intervenuti in seguito ai danni provocati dalla tempesta Vaia. Siamo qua oggi perché ci sentiamo, io e la mia famiglia, di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per ripristinare i danni di Vaia. Noi abitando qui abbiamo visto il prima e il dopo, perciò è proprio un dovere quasi ringraziare tutti quanti. È la volontà di partecipare a un progetto, a una comunità che secondo me è importante, specialmente nelle nostre zone poco popolate, dove comunque ognuno si aiuta con l'altro. Noi abbiamo accolto la richiesta del maestro pasticcere Beduschi, che voleva offrire con le sue creature, opere d'arte, io le definirei, un ringraziamento a tutti quelli che hanno operato durante il periodo durante l'evento, ma anche nella fase di ricostruzione di Vaia. Naturalmente l'Unione Montana ha dato il suo pieno contributo affinché oggi ci possa essere una giornata di festa, una giornata per tutti, per il volontariato in prima persona, per tutti quelli che hanno operato, dalla protezione civile, alla regione, alle forze dell'ordine, alla prefettura, tutti quanti. E naturalmente non dimentichiamo il grande lavoro fatto dai colleghi sindaci. Credo che a distanza di anni intanto sia doveroso mantenere il ricordo di quanto è successo e soprattutto di ringraziare chi ha operato in quelle condizioni estremamente gravose, complicate, complesse, dove mancava tutto, mancava la comunicazione eccetera. Quindi un'iniziativa come quella di oggi, che nasce peraltro da un soggetto privato, dalla pasticceria Beduschi, che ha coinvolto poi gli enti territoriali e tutti quanti, penso sia una bellissima iniziativa. A Caralte, un pomeriggio importante anche per non dimenticare gli insegnamenti di Vaia. Vaia ci ha insegnato alcune cose, ci ha insegnato che la previsione e la prevenzione sono fondamentali, ci ha insegnato che altrettanto fondamentale è l'aiuto del volontariato alla protezione civile, ci fa ricordare quali sono le azioni che l'uomo fa sul territorio, magari anche spesse volte sbagliando o non facendo quello che dovrebbe essere fatto per mitigare soprattutto il rischio che in montagna comunque c'è sempre. L'altra cosa che Vaia ci ha insegnato è che grazie ai provvedimenti straordinari di quel momento lì la burocrazia è stata spazzata via e ci ha permesso in tempi molto celeri di ripristinare quasi tutti i danni. C'è ancora molto lavoro da fare, però diciamo il grosso, grazie appunto a una normativa semplificata, i colleghi sindaci tutti sono riusciti a restituire una dignità al territorio e ai propri paesi, i propri comuni. E ora a Rimini, protagonista di Musica in Missione, un evento che ha visto intrecciarsi la bellezza del canto e la vita missionaria. Cosa spinge a partire? Cosa significa per un missionario mettere la propria vita completamente nelle mani di Dio e lasciare che sia Lui a guidarla? Temi e domande che sono risuonati in un'arena gremita con tante persone desiderose di mettersi in contatto con scelte profonde e radicali. Bellissimo colpo d'occhio all'Arena Francesca da Rimini per l'evento Musica in Missione, promosso dall'Associazione Campo Lavoro e Missio, l'ufficio missionario della diocesi. Tante persone si sono ritrovate insieme per ascoltare le testimonianze di alcuni missionari riminesi e i canti proposti da un grande coro che ha coinvolto coristi di diverse parrocchie riminesi e che ha saputo, con la musica, interpretare al meglio lo spirito della serata. La scelta di un luogo nel cuore della città rientrava nel desiderio di aprirsi ad un pubblico ampio, con una proposta che potesse attrarre chi passeggiava in centro storico, in un'ottica quindi già missionaria.
non rimanere chiusi nei nostri confini, nel nostro territorio, ma dire che il mondo è un po' più grande di così e che dobbiamo avere, possiamo avere uno sguardo ampio. A portare una preziosa testimonianza di vita in missione, padre Gianni Gattei, dal 94 nelle foreste della Papua Nuova Guinea, Antonio Urbinati con la comunità Papa Giovanni XXIII da 14 anni in Bangladesh e in video dall'ospedale di Mutoko in Zimbabwe, Massimo Migani. Io vivo in un piccolo villaggio della comunità dove sono accolti 82 persone, il 70% è disabile e io sono responsabile di una casa famiglia dove ci sono 9 adolescenti, 11 disabili. Gabriel è un bambino, io l'ho accolto che aveva l'età di 3 anni. È nato con un braccio solo, senza gambe, e l'altro braccio mancato. E quando è arrivato ho visto che era molto attivo, voleva fare, muoversi, e lì gli abbiamo creato una carrozzina su misura con un pedale che così poteva essere molto autonomo, e grazie a lui è nata anche il progetto di creare carrozzine per altri disabili su misura. Un frate missionario mi ha buttato lì la domanda: perché non vieni? E io ho detto: adesso finisco di studiare, poi vedremo. Poi ho fatto il Signore, mi ha mandato laggiù, io sarei stato bene a Rimini perché mi piace stare a casa, non sono un girandolone, però ho detto se mi vuole là vado là. I primi anni ho lavorato in parrocchie, nella foresta, con i giovani soprattutto, dopo sono diventato direttore delle vocazioni, poi adesso lavoro con i bambini e con i disabili in un centro di lebbrosi. Qui arriva un po' anche appunto la mia richiesta di continuare a pensare a noi. E so che la situazione non è facile in Italia, nel mondo, ma a maggior ragione non è facile in questa parte di mondo. E vi posso garantire che qui oggi noi combattiamo con mancanza di personale sanitario, perché stanno migrando tutti verso le zone più agiate, più dove ci sono più opportunità, mancano sempre di più i farmaci, e a chiunque si possa sentire chiamato, come diversi anni fa ormai, e in un qualche modo mi sono sentito io col dito puntato a dire pensaci, ecco, dico pensateci, pensaci, e ne vale la pena. A Calvi, un paese in provincia di Benevento, riparte il centro antiviolenza Dillo a Noi, attivato nel 2017, che ora cambia sede e veste. Gestito da una cooperativa sociale attiva da tanti anni sul territorio, ha l'obiettivo di ridare speranza alle donne che soprattutto in questi territori fanno fatica a denunciare le violenze subite e che spesso purtroppo rimangono vittime di questa stessa paura. In questi anni di attività il centro ha accolto 60 donne, che per una zona come quella di Calvi e dintorni sono decisamente tante. Ecco perché è importante che i centri antiviolenza ci siano e siano attivi anche nei territori più piccoli. Cooperativa Nuovi Incontri comincia con una nuova sfida su un altro territorio, che è quello di Calvi, dell'ambito sociale B2. Dillo a Noi, come nasce e che cosa si prospetta di fare? Dillo a Noi è un centro antiviolenza che nasce da un processo di coprogettazione avviato dalla cooperativa sociale Nuovi Incontri e l'ambito B2. Questo processo di coprogettazione si va a inserire su un'idea progettuale che la cooperativa Nuovi Incontri ha presentato all'ambito, nell'ambito di una manifestazione di interesse, e poi abbiamo lavorato insieme con l'ambito
per poi rendere operativo quelle che diciamo era la nostra idea di centro antiviolenza. Il comune di Calvi ci ha messo a disposizione dei locali che noi abbiamo sistemato dove poter ubicare il centro. È certamente un onore per noi, per la comunità di Calvi, ospitare la sede del centro antiviolenza di genere Dillo a Noi. È un centro attivo dal 2017 che oggi riparte per garantire questa assistenza sempre più forte, sempre più costante, con maggiore professionalità e serietà. È un centro che si rivolge a tutte le donne vittime di violenza dei comuni che appartengono all'ambito B2 e che praticamente garantisce riservatezza e soprattutto diciamo, garantisce una attenzione, un sostegno psicologico e giuridico. È importante perché se ne parla forse troppo poco, ma è in continua purtroppo crescita questo fenomeno. Basti pensare che a livello nazionale circa 93 denunce al giorno vengono per la violenza di genere e la maggior parte, precisamente il 62%, avvengono nel territorio amico, in famiglia. E la Campania non è di meno, perché in Campania siamo secondi, ahimè, per il femminicidio. E quindi dobbiamo attivarci, ben venga questo centro, ben venga la collaborazione, ben venga la sinergia con i centri, con le associazioni, con le istituzioni, con le forze dell'ordine, affinché si dia più forza a chi subisce quotidianamente queste violenze per spingerla a parlare, per affrontare, per farle cambiare, per riportarle alla vita. Dal 2017 ad oggi abbiamo cercato di portare avanti questo centro con questo servizio che riteniamo sia fondamentale per gli utenti sia del nostro territorio sia per utenti che restano fuori dal nostro territorio. L'azienda si compone di 19 comuni, quindi di un territorio abbastanza vasto della provincia di Benevento, però il centro antiviolenza accoglie anche donne vittime di violenza che non sono anche del territorio, proprio per la sua caratteristica, per il fatto che la donna deve essere libera e volontariamente si deve rivolgere al centro che ritiene più vicino e più vicino alla sua condizione. Ovviamente lo fa volontariamente, è un servizio gratuito offerto proprio nelle attività del piano sociale di zona e quindi che l'azienda speciale consortile garantisce a tutti i comuni e anche a quelli di fuori ambito e ovviamente è importante perché ci permette di considerare un aspetto importante della vita di tutti i giorni e di estrema attualità, perché le violenze ovviamente sono una problematica attuale e i dati nazionali sono ovviamente il problema e il riscontro di questo problema che c'è, è sentito ed è forte e va in qualche modo combattuto. Finisce qui anche questo appuntamento con TICVA che vi aspetta la prossima settimana per l'ultima puntata di questa settima edizione.